Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi apriamo una beauty box, una box comunque misteriosa che mi ha preso Lorenzo, che ci ha preso gusto a comprarmi le cose e ha preso questa box misteriosa nella quale non sa neanche lui che cosa c'è dentro. Non si sa se sono tutti prodotti make-up, se sono skincare, se sono tutti prodotti skincare, se sono make-up e skincare, se sono misti. Cosa c'è dentro non si sa, quindi andremo a scoprirlo oggi insieme. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi qua sotto, cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco così vi arriva la notifica quando esce un mio nuovo video. Se vi piace questo video e volete vedere degli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete commentate e se ancora non lo fate, vi ricordo anche e vi invito anche a seguirmi su Instagram. Se vi piace quello che ho sulle labbra è questa matita di Deborah, la 24 ore, nella colorazione 08, nude, mi sono data il nude, e nulla, matita labbra tenuta estrema, c'è scritto. E quindi andiamo ad aprire questa box, questa scatola. Il sito dove l'ha presa si chiama Lucy Cosmesi. Se volete prenderla anche voi, se vi piace, e iniziamo a vedere cosa c'è al suo interno. Allora, proviamo ad aprirla. C'è un bigliettino con scritto grazie e tutti i loro riferimenti. Carta. Poi all'interno si presenta così. Quindi con la mille bolle e andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno. Allora, ok, ci sono sia prodotti skincare che prodotti make-up. Allora, troviamo una maschera in tessuto, questa del marchio IVR. Hang Quality, Made in Svizzera, è una maschera rivitalizzante, penso, con 65% di ingredienti di origine naturale, sono 15 ml, non c'è scritto in italiano, allora, in tessuto è soluzione ultra ricca e ultra concentrata, ristrutturante e rigenerante dovrebbe essere. Poi del marchio Escada Pacific Paradise dei mini campioncini di profumo, questi qua, sentiamone uno com'è. Questi sono tra incollati, ah no, solo quello di incollato. Questi qua sono strautili quando si viaggia. Questo è il campioncino. Sono 2 ml, no, 1,2 ml. E sentiamo il profumo. Buono, sì. Come piace a me? Dolce, buono. Anche Lorenzo annusa. Ti piace? No, Lorenzo non è convinto. Sì, Vabbè. ma A me piace invece, ragazzi. è molto dolce. Come piacciono i profumi? Dovresti saperlo. Ho 4 anni. Vabbè. Poi, di Douglas, della linea Home Spa, si talasso, una crema per il corpo. Una mini taglia di crema per il corpo, sono 20 ml. Questa qua. Lozione corpo rivitalizzante. Poi del marchio Extreme, penso, non lo so,
È un'emulsione di acceleratore abbronzatura. Sempre 20 ml, quindi una crema che accelera l'abbronzatura. Poi del marchio sempre quello di prima, IVR, quello svizzero, una maschera contorno occhi in crema. Questa qua. Dermatologicamente testata, sono 10 ml. La proveremo. Poi del marchio Fordren Cosmesi, una formula specifica drenante e snellente, pancia piatta, quindi delle bustine da bere. Ce ne sono 5. Poi di Comadines, questo marchio l'ho già sentito. Abbiamo un peeling per la faccia. Sì. Peeling facciale, pelle rinnovata. Easy Peeling New Face Effect. Questo qua. È una salviettina peeling per il viso. Interessante, la proveremo. Poi un altro profumo del marchio Jardin de Beauté. Abbiamo Ukupu Vani. Vangi. Benji, non so come si legga, questo qua, 50 ml, no, del marchio, non so se il marchio è Jardin de Boutin o Rouvain, come questo qua in basso, e questo è il profumo, fatto così, molto semplice, in vetro ovviamente. Questo sì, è più fresco, buono, ma più fresco. Senti? Ok. Sì, confermo. Ed eccoci qua. E poi c'è una cosa grossissima, uno scrub al talasso del marchio Face Complex, effetto detossinante purificante, quindi un mega boccettone di scrub per il corpo, sono 500 ml. Ottimo, vi sto facendo vedere tutte le cose, diciamo skincare beauty, poi vi faccio vedere il make up, poi una molletta degli One Direction con dietro anche il prezzo, 4,90 Molto figa. euro. Carina come mollettina. Poi, sempre di Douglas, un Hair Power Ball Purple, che non so cos'è. Questa qua. Che cos'è? Allora, applicare sui capelli asciutti, sciacquare i capelli con acqua, quindi non applicare sul viso, quindi gesso colorato temporaneo per i capelli viola, vedrò se utilizzarlo o meno, magari carnevale. E allora di Beauty abbiamo anche questo shower gel di Minnie, questo qua bellissimo, appunto Mickey Mouse and Friends, è uno gel doccia a 75 ml, carino. E sì, infine dovrebbe essere, perché poi dovrebbero essere tutti make-up e poi vedremo, di Olia un light day cream, quindi deve essere una crema per il viso, questa qua. Come prodotti skincare beauty, carini, interessanti, poi.
andremo a vederli nel dettaglio. Quando li finisco, ve ne parlerò o nei top e flop, quando li provo. Passiamo al make-up. Allora, abbiamo 2, 1, 2, 3 smaltini che andrò a regalare perché non li utilizzo. Allora, uno di Ice, questo, color fucsia. Facendo lo smalto semipermanente non li utilizzo. Non so il numero, comunque questo qua. Carino lui. Poi di il Make Up, quest'altro che è il colore 25, verde, questo. E infine abbiamo questo di Max Factor, Glossy Nail for up to 7 day, questo blu nella colorazione 140. Questi qua sono i tre smaltini. Poi passiamo al make-up. Allora, come make-up abbiamo, vabbè, vado un po' così random. Questo che è Lash Hero. Ha un mascara però marrone, quindi nella colorazione 03. Interessante, proveremo. 03 Lash Hero mascara, sì. C'è scritto volume, quindi dovrebbe donare volume questo. Interessante. Poi di B Makeup, un matitone occhi nella colorazione 14, questo violetto. Molto carino. Poi di Bella Oggi, un lucida labbra della linea Lovery Gloss, sì, nella colorazione 07 Strawberry. 06, scusate, do i numeri. Questo qua è gloss, glitterato, carino. Vediamo, swatchiamolo. Sì, è proprio, è trasparente con dei micro glitter. Carino. Profuma di dolce anche. Poi di L'Oreal abbiamo un hair mascara, quindi un mascara per i capelli. Interessante. Vediamo la colorazione. Ah, un mascara rosa per i capelli. Come potete vedere. Vabbè. Andrò a vedere come si utilizza. Se mi vedrete un giorno con una ciocca rosa, perché ho utilizzato questo Rose Hypnose 20. Sì, è proprio un mascara per i capelli. Poi di Rivel Milano, un po' specchiato, abbiamo un rossetto nella colorazione 24. Fatto così, vado a swatcharvelo anche. È molto chiaro come rossetto. Sì, dovete fare un po' più di passate. Questo qua è il rossetto carino. Dello stesso marchio che lo vedo, della appunto Rivel. Però il packaging questo è oro, scusate, l'ho messo storto. È un rossetto a lunga tenuta, la colorazione è la 08, anche se sembra molto simile all'altro. Andiamo a vedere. Ho tirato fuori un po' questo, sia, no, è più scuro, molto più scuro, vedete? Poi, dopo diamo anche un voto, questa box di Lorenzo. Di Bella Oggi, un rossetto nella colorazione 005, Passione Red, ragazze.
Però è un bordeaux scuro. È molto rosso, vediamo. Swatch. No, invece a swatcharlo molto bello, molto interessante come rossetto. Poi, sempre di Bella Oggi, Tentazione Balsamo Idratante Effetto Glossy nella colorazione 02 Juice Tangerine, che è questo, un rosato, un nude, sì, molto chiaro, questo qua. Poi, perché mi prude sempre il naso quando faccio questi video? Di Deborah Milano, un lip gloss, questo, nella colorazione 08 Cool Cream. Questo c'è scritto tester, vietato la vendita. Quindi, vabbè, uno il prezzo, l'altro un tester, vabbè, perfetto. Vabbè, d'altronde queste box sono un po' così. Ed è un rosa molto molto chiaro, molto chiaro, non è proprio delle mie corde. Ve l'ho swatchato, come faccio a vedere, farvelo, ve l'ho swatchato qua, però è molto chiaro. Poi di Deborah abbiamo, c'è scritto viso e corpo stick color. Non so che cosa sia, 10 ml, 4, c'è un 4 sotto, sto sticcone rosa, giallo, ma non... Ah, colora tantissimo, dovevi dire, ragazzi, però io non so per che cosa si utilizza. Cercherò su internet, perché... Profumazione? Non ha profumazione. Consistenza un po' appiccicaticcio, non so, fatemi sapere giù voi con un commento se sapete come utilizzarlo. Come correttore non penso, come fondotinta neanche, un po' troppo giallo, quindi non lo so. Andiamo avanti, allora, poi vedremo che cacchio è quel coso lì. Sempre del marchio B Makeup, un pigmento nella colorazione blu, PL blu. Quindi pigmento per gli occhi, sì, pigmenti puri in polvere libera ed effetto iridescente e scadenza elevata. È fatto così, questo è andato di moda un po' di tempo fa, quelli così da pressare sull'occhio. Vedremo come utilizzarlo, se no lo regalerò. Abbiamo quasi finito, Poi, sempre di Bella Oggi, abbiamo un Lip Shadow rossetto Ultra Matte nella colorazione 04 Fiera. Questo qua. Sono quelli fatti così con la polvere. Ve lo swatcho qua. È un rossiccio aranciato. Sono quelli che dovete girare sopra e poi si colorano. Così. Anche questi andavano di moda un po' di tempo fa. Poi, pesco. Sempre di L'Oreal, un Color Persist, rossetto antitracce, a lunghissima tenuta. Innovazione c'è scritto. Anche se la scatola... mi sembra un po' vecchiotta come scatola, però vabbè. C'è scritto: per garantire il potere antitracce di Color, applicare e attendere per 60 secondi senza stringere le labbra. Chiudi bene, bene il tappo dopo l'uso. Il colore tiene perfettamente, non lascia tracce anche dopo aver mangiato, bevuto e baciato. All'olio di gioia per rispettare la morbidezza delle labbra, garantisce un risultato molto matto. No, ma risultato matte molto confortevole per 5 ore senza ritocchi.
Questa è una colorazione 675 e la apricot givré. Se tanto mi dà tanto, deve essere una aranciato perché colorazione albicocca, sì, infatti. Così. E vediamo, non so più dove sbocciarvelo. Ah, è uscito, aspettate. Senza lasciare tracce, adesso ve l'ho bocciato in una posizione un po' così, però è questo qua in alto, insomma, non mi convince più di tante. Vabbè, vedremo. Ripeto, abbiamo quasi terminato, poi un ombretto cotto di Rivel nella colorazione 12, questo ombretto verde lime, questo è l'ombretto, poi di Deborah abbiamo questo duo di ombretti, ombretto 2 nella colorazione 5, lilla e rosa lingerie. Carino, se riesco ad aprirvelo con l'applicatore. Quindi un lilla e un rosato. Carino. Sì, ci sta. Sempre di Deborah, altri ombretti. Questo invece è 3, è un trio. Super perlato, c'è scritto, è il 12 Violet Wood. Anche loro hanno il loro pennellino e questi sono i tre colori. C'è un viola, un bronzo e un dorato. Carini. Poi di Ultra Retinolo Complex, una palette sopracciglia professionale. La colorazione non ve la so dire perché non c'è scritto. Andiamo ad aprirla, vediamo se è la mia. Sì, dai, un po' scuretto, però ci sta. Qua c'è il... Abbiamo perso anche un ombretto. Se sentite vociare, urlare, la posso fare. Stanno giocando a calcio. Qua vicino c'è il campo da calcio. Questo è il colore della palette per le sopracciglia. Un colore più chiaro, uno più scuro, però dovrebbe starci. C'è da mettergli un pelo di Attack perché sennò un ombretto continua a cadere. Abbiamo due ombretti, uno secondo me non ha fatto una bella fine, no, un blush che si è un po' rotto tutto, questo qua, povero, è un blush fard cotto nella colorazione 04, ma secondo me si è... Sì, mamma che disastro ragazzi, sì, ve lo faccio vedere così. Perché si è rotto tutto, povero. Era anche un bel blush. Vedete? Sì, vabbè. Vedremo di riprenderlo, di sistemarlo. E insieme c'è sempre un ombretto cotto di Rivel. Nella colorazione 10 dovrebbe essere questo. Rosa perlato. Adesso sono tutta sporca. Sì, è un rosa molto tenue e basta, non vi apro la scatola perché cioè vi rialzo la scatola, fidatevi che non c'è all'interno, c'è più niente perché è uscito tutto il blush, andrò a lavarmi le mani dopo.
Allora, voto un 7 a questa box, dai, qualcosa di carino e interessante c'è, direi più prodotti per la skincare. I prodotti del make-up sono un po' vecchi, un po' antichi come cose, però carina, ci sta qualcosa, possiamo tranquillamente utilizzarlo, direi. Tipo qualche rossetto, lucidalabbra, gli ombretti, perché no? Il blush, peccato che si è rotto. Abbiamo uno scrub gigantesco, forse quello che fa alzare il voto a 7. Anche l'ombretto, il matito ombretto non lo fa male, e anche il mascara marrone ci può stare. E poi, vabbè, altre cose devo un po' valutarle. I profumi, due profumi, cioè il campioncino più il profumo grande, 50 ml, non è poco. È interessante, ecco. Non so quanto abbia speso Lorenzo, sinceramente, non ce lo dirà. Sorpresa delle sorprese, perché mi ha fatto la sorpresa, perché dire il prezzo, giustamente. E niente, fatemi sapere voi giù un commento cosa ne pensate di questa box, se anche voi l'avete magari acquistata qualche volta. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, vi saluta anche Lorenzo.